Bene, buongiorno colleghi. Direi di iniziare subito con la prima interrogazione. Si tratta di un'interrogazione presentata dai consiglieri Mancini e Fiorini e rivolta all'assessore Chianella rispetto allo stato di attuazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa 126 del 15 novembre 2016, ordine del giorno adozione di iniziative da parte della Giunta regionale ai fini della realizzazione straordinaria della viabilità ordinaria dell'Alto Tevere. Prego, Vicepresidente Mancini. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Il tema dei trasporti e in generale dei trasporti stradali, quindi della rete viaria, al tema, diciamo, tema principale di questa mia interrogazione. Era il novembre 2016 e Assessore domandavo e chiedevo a questo Consiglio iniziative per un progetto, per un'azione di manutenzione straordinaria della viabilità nell'Alta Valle del Tevere. In particolare si chiedeva interventi aventi oggetto le strade regionali 221, 257, poi le strade provinciali 100, 101 e 103, insistenti ovviamente nel comune di Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina e Citerna. Naturalmente in questa mia interrogazione, Assessore, come lei potrà leggere, prendo in considerazione anche il comune di Pietralunga e di Montone. Come lei saprà, questi territori sono stati interessati durante il periodo estivo e autunnale, in questa prima fase dell'autunno, da importanti eventi enogastronomici, turistici, iniziative sportive. Ricordo uno dei più importanti trofei Tosco Umbro alla sua 32esima edizione, ricordo la festa d'autunno ovviamente del comune di Monte Santa Maria Tiberina e Montone, la festa della luce presso il comune di Citerna, in sintesi eventi che si sono susseguiti con importanti afflussi turistici e di visitatori. Quello che abbiamo potuto raccogliere ancora una volta, Assessore, è le lamentele circa la condizione della viabilità ordinaria. Ecco per cui a suo tempo questo Consiglio deliberò con anche i voti della maggioranza questa iniziativa di carattere straordinario di manutenzione e quindi la interrogo per sapere a che punto è la sua azione, appunto determinata da una scelta di questa spettabile assemblea. Assessore, scusi. Grazie Presidente. Allora, relativamente a quanto esposto nella interpellanza del consigliere Mancini, ricordo che questa amministrazione regionale ha trasferito alle province, perché queste, cioè le province, gestiscono in convenzione anche le strade regionali, dall'insediamento, quindi dal giugno 2015 ad oggi, circa 10 milioni di euro in due tranche, una prima alla fine del 2015 e una seconda alla metà fine 2016. Le province da parte loro hanno avuto dei finanziamenti nel 2016 per circa 3 milioni e mezzo, così mi dicono gli uffici della provincia, e circa 5 milioni nel 2017 dal Ministero degli Interni, ovviamente fondi strutturali che generalmente vengono trasferiti alle province. Quindi diciamo che su questa base ovviamente tutta l'Umbria è stata interessata alle manutenzioni. Relativamente all'Alta Val Tiberina, a cui si riferisce il consigliere Mancini, io ho avuto dall'ufficio della provincia un quadro abbastanza esaustivo dei diversi interventi che sono stati fatti e che sono in corso di realizzazione. Per quanto riguarda, per esempio, nel territorio del comune di Citerna, sulla strada provinciale 100, la strada regionale 221 e la strada provinciale 100 in un altro tratto, per esempio da località Atena al cimitero di Citerna,
sul tratto località Fighille, Bivio Citerna, eccetera, eccetera, nella primavera del 2017, dell'estate 2017, sono stati investiti, quindi presumibilmente alcuni interventi sono in corso di realizzazione, circa 71.000 euro. Per quanto riguarda invece nel comune di Città di Castello, cioè nel territorio del comune di Città di Castello, interventi diversi che riguardano appunto la strada provinciale 100, la strada provinciale 102, la strada provinciale 104, la strada provinciale 105, la strada regionale 221 di Monterchi, la strada regionale 257 a Pecchiese, la strada regionale 3bis Tiberina, la strada provinciale 103 ancora, la strada provinciale 104 per Morra, la strada provinciale 106, la 105, sono tutti interventi ovviamente puntuali che vengono fatti là dove necessita, diciamo così, un intervento di risistemazione del tratto. Che ne so, io leggo Morra. Questi sono interventi per un totale di 357.000 euro che sono stati in parte eseguiti, in parte in corso di esecuzione, tra la fine del 2016, la primavera del 2017 e l'estate del 2017. Quindi in parte eseguiti, in parte in corso di esecuzione. Da ultimo, nel comune di Monte Santa Maria in Tiberina, sono stati eseguiti fine 2016 e primavera 2017 interventi per circa 100.000 euro nella zona Bivio Comunale Perlerchi, nella zona Bivio Marcignano e da Monte Santa Maria Tiberina al Bivio Comunale Perlerchi. Quindi complessivamente, se sommiamo, diciamo così, queste risorse che sono state elencate in queste tabelle che mi sono state messe a disposizione appunto da parte della provincia di Perugia, noi abbiamo un investimento su queste strade che supera i 550.000 euro. Da ultimo siamo in fase di approvazione del bilancio di previsione e stiamo lavorando per appostare, diciamo così, risorse significative che potranno essere messe a disposizione delle due province, chiaramente delle due province, perché l'Umbria è molto più lunga che non ovviamente l'Alta Val Tiberina, arriva fino a Odrigoli, il consigliere Mancini credo che lo sappia, e le necessità ci sono in tanti altri territori. Quindi questo è quello che è stato fatto, questo è quello che stiamo facendo. Quindi credo che la risposta sia stata esaustiva, grazie. Totalmente insoddisfatto e totalmente inesaustiva la sua relazione, perché effettivamente il documento parlava di manutenzione straordinaria e non ordinaria. Lei ha fatto riferimento a investimenti, per quanto totalmente insufficienti e insignificanti rispetto al risultato prodotto nel territorio. Quello che lei ha messo a bilancio sono cifre che erano già state, diciamo, stanziate. Il documento approvato dall'Assemblea legislativa obbliga, invita, determina le risorse, scusi consigliere Mancini, le risorse che sono state messe a disposizione sono manutenzione straordinaria. Non vi parlate sopra. E ovviamente, siccome da parte di questa giunta, non c'è bisogno che lo dica io, lo dicono i giornali ogni giorno, c'è totale disattenzione all'azione propositiva di questa assemblea, e ovviamente poi raccogliete dei risultati penosi, meno 15% di PIL in 10 anni, ma dovete domandarvi anche perché le risorse messe a disposizione dalla regione dell'Umbria sono manutenzione straordinaria. Io capisco, consigliere Mancini, cerchi di studiare. L'assessore Canella, lasciamo finire la replica all'assessore, al consigliere. Oltre togliere all'Alto Tevere la ferrovia dopo 130 anni di storia, non riesce neanche a chiudere le buche. Il piano di manutenzione straordinaria non sarebbe neanche necessario se mettessimo a bilancio 16 milioni di euro per 2 anni. Poi basterebbero, caro assessore, perché qualche giro in ufficio l'ho fatto pure io,
esattamente 6 milioni di euro l'anno per stabilizzare tutta la rete viaria, come lei ricordava, di tutta l'Umbria, che è penoso. Andiamo avanti con la prossima interrogazione. Si tratta di un'interrogazione presentata dalla consigliera Casciari e rivolta all'assessore Barberini. Invecchiamento attivo, stato di avanzamento dei bandi legati al programma operativo regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Prego, consigliera Casciari. Questo è un chiarimento che chiedo appunto alla Giunta, visto che l'Umbria è notoriamente una regione che ha una popolazione over 65 che è pari al 24,8% della popolazione residente, un dato che vede anche appunto, per fortuna devo dire, l'Umbria tra le regioni più longeve, visto che l'11% dei nostri anziani ha addirittura più di 75 anni. Dati che naturalmente dimostrano quale debba essere l'attenzione politica su un tema, quello di garantire un invecchiamento in salute ai nostri anziani, proprio perché le dinamiche sociali ci approssimano appunto a un invecchiamento globale della popolazione italiana, ma in special modo nell'Umbria. La Giunta ha naturalmente strutturato ormai da tempo la Regione, una legge regionale del 2012 che era stata impostata nell'anno europeo dell'invecchiamento attivo e ha indirizzato ormai già da diversi anni delle politiche mirate proprio a promuovere sia lo scambio intergenerazionale ma anche un invecchiamento in salute. Da poco abbiamo parlato appunto della clausola valutativa della legge che ha visto erogare 650.000 euro in due diversi, diciamo, modalità. Uno con bandi rivolti proprio a chi nel territorio gestisce, coordina e come dire, amplifica i temi dell'invecchiamento attivo, quindi terzo settore, cooperazione, università della terza età, centri sociali, cooperative sociali, ma anche gli stessi comuni, e altre risorse invece destinate alle zone sociali, proprio per far crescere diciamo, le competenze e la cultura e anche per valorizzare quella sussidiarietà territoriale che è essenziale per sentirsi parte di una comunità. Dai dati che la Giunta ci riporta sono state addirittura raggiunte nelle due annualità nella quale la legge ha visto essere appunto ha visto la promozione dei bandi circa 7.000 anziani. Quindi sicuramente l'applicazione della legge ha favorito una crescita culturale, ma ha anche stimolato le capacità delle associazioni, dei centri anziani, degli stessi enti locali di ragionare in un modo un po' diverso, di fare una sinergia vera tra loro a livello territoriale e anche di far crescere quella cultura appunto di un invecchiamento in salute e di un anziano che possa essere una risorsa e dare e vivere con dignità la propria comunità. Tanto che appunto riconoscendo questo ruolo la Giunta ha predisposto un ingente finanziamento sul piano operativo FSE del 2014-2020 destinando appunto agli interventi oggetto della legge 400.000 euro, sia soprattutto per azioni a regia regionale. Naturalmente dovevano partire entro il 2017, chiederei all'assessore, appunto, visto che stiamo a fine anno, a che punto è lo stato di avanzamento dei bandi legati al Fondo Sociale Europeo FSE, proprio per promuovere l'inclusione attiva delle persone anziane. Grazie. Grazie alla consigliera Casciari, mi fa dare così l'opportunità di rispondere a un tema particolarmente importante. Le ragioni sono state ben illustrate nella interrogazione, una legge sull'invecchiamento attivo che oggi è stata trasfusa tutta nel testo unico in materia di sanità e servizi sociali, la legge 11 del 2015. Abbiamo attivato in questi ultimi mesi una partecipazione, un confronto con dei tavoli, con l'associazionismo, con il terzo settore, con il mondo del volontariato, con chi opera quotidianamente a contatto con il mondo degli anziani, vista anche i numeri
che riguardano e interessano la nostra regione. L'abbiamo fatto una partecipazione anche con le organizzazioni sindacali e con tutti i soggetti che nella sostanza si interessano al tema. Abbiamo approvato, proprio alla luce di questi confronti, le linee guida con un atto di giunta, e siamo in grado di dare una risposta molto celere, anzi direi immediata, al tema, proprio per dare una continuità di azione, di interventi con risorse finanziarie importanti e nel solco di una tradizione, anzi se vogliamo anche investendo ancora di più. Come lo faremo? Lo faremo con non solo con i fondi del Fondo Sociale, le risorse dell'FSE a cui fa riferimento la interrogazione, ma anche con risorse del bilancio regionale. L'idea appunto è di utilizzare questi due filoni fonti di finanziamento all'interno di un'unica linea guida, all'interno di un unico bando che uscirà nei prossimi giorni. Attraverso queste risorse saranno finanziate con le risorse dell'FSE pari a 250.000 euro, finanzieremo 10 progetti da 20.000 euro ciascuno e due progetti per un totale di 50.000 euro, uno nella provincia di Terni e un altro riservato alla provincia di Perugia, dedicati esclusivamente alle nuove tecnologie. E questo è il primo filone di intervento con le risorse FSE. Un secondo, e chiaramente destinatari dell'intervento sono over 65 e potranno partecipare i beneficiari delle risorse, cioè chi potrà presentare il progetto saranno esclusivamente le imprese sociali e le cooperative sociali, trattandosi appunto di risorse europee, eventualmente anche i nati o NATS con associazioni di volontariato ed ONLUS. Il secondo intervento, il filone di intervento, ha un target di spesa di 160.000 euro, quindi aggiuntive 250.000 euro di fondi FSE. Con questi vorremmo finanziare 10 progetti da 16.000 euro ciascuno. Qui invece i beneficiari dovrebbero essere, anzi saranno esclusivamente le associazioni di volontariato e le ONLUS, e destinatari a risorse anche qui ovviamente per la natura della legge cittadini over 65. La programmazione contenuta all'interno delle linee guida prevede la pubblicazione dell'avviso nei prossimi giorni, e vorremmo chiudere quindi già con la individuazione dei vincitori entro il 31 dicembre 2017. So, dobbiamo camminare veloci, quindi abbiamo una comunità che ci impone questi tempi piuttosto stringenti, però anche i soggetti che debbono presentare i progetti sono stati proprio avvisati di questa tempistica piuttosto ridotta, e vorremmo realizzare questi interventi nell'arco temporale dell'anno 2018 affinché possa essere effettuata la rendicontazione entro febbraio 2019. Quindi diciamo molto veloce, ma anche un target più ampio rispetto al passato, e un ammontare di risorse grazie a questa combinazione tra risorse FSE e risorse del bilancio regionale che permette di rispondere in maniera molto efficace ai bisogni che sono stati constatati e descritti nella interrogazione. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Sì, grazie, ma sì, apprendo che appunto è tutto pronto, credo che sia un mezzo importante per chi, come ricordava l'Assessore, appunto tutti i giorni con il proprio volontariato anche manda avanti progetti di inclusione attiva e fa sentire meno soli gli anziani, e soprattutto dà un'opportunità in più per far vivere l'over 65 in una comunità che gli appartenga. Grazie. Grazie consigliera, passiamo all'oggetto 134, è un'interrogazione del consigliere Smacchi rivolto all'assessore Cecchini. PSR, contributi misura 4.1.1 e misura 6.1.1, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego consigliere. Sì, grazie Presidente. Come da lei anticipato, oggetto di questa interrogazione è il PSR, cioè il programma di sviluppo rurale,
ossia lo strumento finanziato con i fondi dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Umbria, che definisce le principali strategie, gli obiettivi e gli interventi per il settore agricolo, agroalimentare e forestale, strumenti questi finalizzati a sostenere lo sviluppo delle aree rurali dell'Umbria. Il PSR, come è noto, è composto da 16 misure specifiche, suddivise in ulteriori sottomisure, con le quali sono contenute le azioni e gli obiettivi da raggiungere al fine di sostenere lo sviluppo agricolo della nostra regione. Ora, alla data del 31 luglio 2017 sono state impegnate complessivamente 284.276.000 risorse su un totale di 792.389.000 euro, quindi oltre il 35% delle risorse disponibili, quindi in linea con gli obiettivi di programmazione. Per quanto riguarda in particolare le misure 4.1.1 e 6.1.1, si tratta di misure a sportello, le quali permettono di presentare la domanda di partecipazione senza limiti temporali, ma fino all'esaurimento delle risorse stanziate, e quindi sono bandi che si differenziano da tutti gli altri, che invece prevedono una data di inizio e una data di accoglimento delle domande. Ora, in particolare con queste, per quanto riguarda queste due misure, la 4.1.1 e la 6.1.1, si tratta di misure le quali la prima mira a sostenere gli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola. La seconda riguarda in particolare l'avviamento di imprese per i giovani agricoltori. Ora, Assessore, a 2 anni dall'uscita di questi bandi, avvenuta in data 3 giugno 2015, in data 24 maggio 2017, a questi bandi sono state apportate importanti modifiche ed integrazioni di carattere tecnico-sostanziale che hanno cambiato i parametri e i requisiti di ammissibilità al contributo, come ad esempio l'introduzione della PST, cioè della produzione standard totale di riferimento, nonché un cambio degli obiettivi, dei punteggi, degli ammortamenti ed altre modifiche. Purtroppo però queste modifiche ed integrazione hanno comportato l'obbligo di ripresentazione da parte degli utenti di tutte le domande pervenute sino alla data del 14 giugno 2017, momento cioè in cui tutte le domande sino ad allora presentate sono state da parte della Regione escluse o rimesse in lavorazione nel sistema informativo SIAR, comprese quelle ammesse ma non finanziate nelle annualità 2015-2016. Tutto ciò, Assessore, come lei sicuramente sa, viste anche le continue riunioni che ha fatto, sta producendo importanti rallentamenti nella fase di erogazione dei fondi, nonché per alcune aziende ha influenzato l'ammissibilità stessa del contributo, limitando poi per altre l'entità della spesa ammissibile al contributo richiesto in precedenza. Nei casi più gravi poi sono state addirittura escluse domande con investimenti già effettuati da parte degli imprenditori agricoli, creando cioè situazioni di forte disagio in tutto il popolo dei nostri imprenditori. Se questo è il tema, se questa è la fotografia, Assessore Cecchini, la interrogo al fine di conoscere quali azioni si ritiene di mettere in atto al fine di evitare o limitare queste situazioni di difficoltà per i nostri imprenditori che hanno o stanno investendo in un settore così strategico per la nostra regione. Grazie. Sì, ringrazio il consigliere Smacchi per aver portato l'argomento in consiglio regionale, visto che solitamente le misure che riguardano soprattutto gli investimenti ma anche i nuovi insediamenti sono frutto di ampio confronto all'interno del mondo agricolo. La verità è che noi siamo, e lo dico in modo notarile, senza voler dire niente di più di quello che dico, la seconda regione per capacità di spesa, prima di noi c'è il Veneto, e abbiamo già pagato, quindi liquidato, vuol dire che abbiamo fatto l'istruttoria, anticipato e poi saldato, quindi pagato il 20% già della programmazione 2014-2020. Questo per affermare che, come al solito, l'Umbria è in testa alla classifica delle migliori performance.
ed è anche una di quelle regioni che, avendo un budget consistente per quanto riguarda lo sviluppo rurale, mediamente dà risposte molto più consistenti che altre regioni. Questo l'ha fatto nel passato, questo lo sta facendo in questi anni. Ho già detto in altri momenti, rispondendo ad altre interrogazioni, che solo con il piano di sviluppo rurale c'è un organismo pagatore esterno, perché il legislatore ha inteso separare chi realizza i bandi e fa l'istruttoria da chi poi fa il controllo e paga. Ed è l'organismo pagatore esterno che valuta anche la congruità o meno dell'ammissibilità dei bandi e che eventualmente mette anche in mora nel momento in cui determinate procedure non sono conformi a quelle appunto più generali dell'Europa. Nel 2015 noi siamo state la prima regione ad aver aperto i bandi. Non erano pronte le procedure messe a disposizione da AGEA, che a dir la verità in questo momento sta mettendo a disposizione le ultime procedure. La conseguenza è che noi abbiamo fatto una scelta di campo. Utilizzando la piattaforma regionale informatica anziché quella nazionale, per fare in modo che le nostre imprese che volevano fare investimenti potessero presentare le domande già dal 2015, e siamo state l'unica regione nel 2015 a far questo. Questo ha voluto significare dare opportunità alle imprese agricole, ma anche un lavoro aggiuntivo poi per mettere, come dire, rapporto quello che avevamo fatto con poi l'organismo pagatore che appunto ha messo a disposizione piattaforme anche per le altre regioni, e anche per questo motivo siamo più avanti, perché abbiamo cominciato prima, ma allo stesso tempo ha portato anche quelle modifiche che sono frutto del suggerimento dell'organismo pagatore, ma anche del confronto che abbiamo fatto con il nostro rapporteur tra la Regione e la Commissione Europea. La conseguenza è che c'è stato un perfezionamento dei bandi. Questo di per sé non ha significato togliere alcun diritto a nessuna impresa, intanto perché non esiste un PSR che metta a disposizione di chiunque lo chieda risorse o finanziamenti per fare investimenti. Vanno a bando, e quindi lo dice il ragionamento stesso, la Regione apre una misura, pubblica il bando, ci mette sopra una dotazione, una copertura finanziaria, fa l'istruttoria, stabilisce attraverso l'istruttoria quelle che sono le domande finanziabili e quelle sono finanziate. Le altre si ripresentano appunto ad altri bandi con altre coperture finanziarie. Anche laddove il richiedente avesse anticipato, come dire, realizzato investimenti, l'ha fatto sapendo che potevano in qualche modo cambiare le cose, e a suo, come dire, rischio e pericolo, sapendo che solo nel momento in cui hai avuto la finanziabilità della domanda hai la certezza che fai un investimento e che il piano di sviluppo rurale concorre alla, diciamo, al cofinanziamento. Io credo, su questo stiamo lavorando, che uno dei, non tanto problemi, ma una delle caratteristiche della nostra regione, non so se anche in altre regioni, sia determinato anche dal fatto che sono pochi i tecnici e pochi gli studi che portano avanti, diciamo, la realizzazione di tutte quelle che sono le domande dello sviluppo rurale, e questo comporta anche il fatto che ogni volta che c'è un cambiamento o c'è una modifica, io mi rendo conto che gli stessi uffici sono sottoposti ad un lavoro straordinario. Credo che dovremo un po' semplificare questa filiera, ma detto ciò riconfermo il fatto che le misure 4.1 e 6.1.1, che non sono collegate tra di loro se non nel momento in cui il giovane che fa il primo insediamento fa anche l'investimento, sono comunque finanziabili con la copertura finanziaria appunto che abbiamo messo nella nuova dotazione. Mi pare che scade il 15 dicembre per la 4.1 per gli investimenti il tempo utile per presentare le domande, e poi ci sarà l'istruttoria in base appunto alla rispondenza tra le domande presentate e i criteri del bando. L'obiettivo di questa interrogazione era però unicamente quello di evitare non la problematica che lei alla fine
ha sottolineato che è più un problema probabilmente relativo ai tecnici che dovranno risolvere eventualmente loro, ma era quello di evitare la problematica dei nostri imprenditori, intanto perché queste modifiche legittime e necessarie, come lei ha detto, che fanno parte delle cosiddette clausole di salvaguardia che nel momento in cui viene messo un bando sono comunque conosciute, però hanno creato comunque uno slittamento dei tempi rispetto a quelle domande, perché dal momento in cui a maggio queste modifiche sono state apportate, di fatto non sono state più ripresentate domande, tant'è che lei in questo momento ha spostato di nuovo la data al 15 dicembre e mi dicono che ci sono difficoltà anche a presentare. Ce l'hanno chiesto gli studi tecnici e l'associazione agricola di spostare i termini, non l'abbiamo. Esattamente, in conseguenza di queste modifiche sono stati spostati i termini e lei ha in qualche modo avallato la richiesta di spostamento e ad oggi mi dicono che anche questo spostamento non è sufficiente rispetto alla mole di lavoro che si è venuta a creare in conseguenza. Quindi da un lato c'è una necessità da parte degli imprenditori agricoli di avere delle risposte rispetto agli investimenti e rispetto alla richiesta di finanziamenti, dall'altra c'è l'impossibilità di avere quelle risposte perché la maggior parte delle domande vanno ripresentate con i nuovi parametri. Quindi è per questo che le dico, una volta fissate regole e tempi certi sarebbe il caso di andare avanti a questo punto, perché parliamo veramente dello sviluppo della nostra regione. Grazie.